Chi è? Sono Gregorio. Vieni pure. Thank you.
Saranno dedicati a un dialogo con Gregorio, che rispondendo ad alcune mie domande cercherà di raccontarci un po' di lui. Vorrei iniziare col chiederti perché hai deciso di eseguire proprio questi due brani. Sì, questi due brani sono un omaggio al virtuosismo chitarristico. Noi siamo di solito abituati a pensare al virtuoso come colui che fa acrobazie con le dita sul proprio strumento. Virtuoso secondo me invece è colui che riesce a rendere proprie e innovare molte dimensioni interpretative che possono variare da atmosfere minimaliste in cui bisogna saper essere dolci e saper usare una sensibilità molto grande nelle esecuzioni fino invece a situazioni in cui sono richieste solide basi tecniche e grande capacità anche di andare veloci. Naturalmente poi noi possiamo pensare a grandi figure di virtuosi che ci sono stati nel passato e che sono stati in grado di esplicare attraverso la loro attività artistica questo concetto che ho appena espresso. Horowitz nell'ambito pianistico quando suona Clementi, o nell'ambito della chitarra classica Tilman Ostow quando suona gli studi semplici di Leo Brauer. Ecco, questi sono esempi di grandi virtuosi che sono stati capaci di dar prova del loro virtuosismo in numerose e differenti dimensioni. Ho scelto in questo caso di eseguire due brani, Dance di Maurizio Colonna e Notte a Belgrado di Roberto Fabbri, che secondo me rappresentano due autori importanti per la storia della chitarra classica contemporanea. La mia decisione, la mia volontà era quella di rendere omaggio in questo caso al virtuosismo nella sua accezione tradizionale. In particolare il primo brano io tengo molto perché è stato scritto da Maurizio Colonna e questo autore è stato in grado, secondo me, di proiettare la chitarra classica in dimensioni assolutamente inusuali, proseguendo il lavoro iniziato da Lirio Diaz e naturalmente a farla arrivare in questo modo agli orecchi del grande pubblico. Maurizio inoltre è riuscito ad apportare grandi innovazioni tecniche allo strumento in giovanissima età. Roberto Fabbri secondo me è un altro autore che si sta muovendo in direzioni nuove e molto interessanti per il nostro strumento. Lui infatti grazie al suo rapporto con il pubblico anche attraverso la rete e la televisione è riuscito a trasmettere la passione per la chitarra a moltissimi giovani anche grazie alle numerose pubblicazioni che ha fatto. Secondo me oggi le vere novità, le novità più interessanti per la letteratura chitarristica possono essere proposte con più facilità dai chitarristi compositori, perché grazie alla loro conoscenza anche tecnica profonda dello strumento sono in grado di produrre spesso pagine di grande spessore compositivo che proveniendo dalla chitarra ne esaltano le peculiarità. So che hai suonato Dance di Maurizio Colonna in Piazza della Cattedrale a Granada pochi mesi fa. Vediamo ora questa tua esecuzione. Sì, io voglio solo dire che per me è stata una grandissima emozione, che fra l'altro quella sera mi ero rotto un'unghia un'ora prima di suonare, però ho avuto una risposta molto positiva, di questo mi fa molto piacere, dal pubblico spagnolo che sembrava di essere in un contesto pop e quindi sicuramente questo ha stimolato la mia esecuzione e sicuramente anche l'approccio che ho avuto a questo tipo di brani. Mi fa molto piacere vedere questo pezzo. Vediamo. Thank you.
I due brani eseguiti adesso hanno creato un'atmosfera molto differente, più intima, riflessiva, malinconica. In particolare uno dei due brani è stato da te composto, Secret. Come vivi l'esecuzione di questi brani dal punto di vista intimo, introspettivo? Innanzitutto secondo me il rischio più grande che si può correre nel proporsi musicalmente parlando alla mia età è quello di venire liquidati con frasi del tipo sì, hai visto una buona tecnica, però interpretativamente ancora acerbo. Io però voglio trasmettere delle emozioni a coloro che mi ascoltano e questo è il mio grande obiettivo. Per quanto riguarda il brano da me composto, che è Secret, questa mia composizione è frutto di momenti in cui mi sono trovato a stare felicemente da solo con me stesso e a riflettere. La fonte di ispirazione da cui ho attinto per scrivere questo brano è un segreto, come si evince dal titolo, quindi non te lo dico. Ma invece quello che posso dire senza problemi è che questo è un brano polifonico a tre voci che segue la struttura BA, dove la parte B è contrastante ritmicamente rispetto alla A.
mi rendo conto di parlare in termini tecnici che possono risultare un po' ostici, anche se estremamente semplici. Quello che mi interessa sottolineare su questa mia composizione è che io ho cercato di trovare un equilibrio giusto fra esigenze popolari e esigenze compositive, nel senso più tecnico anche del termine. Questa volta hai scelto di omaggiare il cinema, in particolare Alberto Sordi, grandissimo attore che ha saputo rappresentare con estrema intelligenza l'italiano medio, un pezzo di storia del nostro paese. Come mai hai deciso di avvicinarti a questo grande artista, anche se probabilmente è poco noto tra i tuoi coetanei? Alberto Sordi, come Federico Fellini, Anna Magnani, o piuttosto che Vittorio Kasman o altri grandi attori che ci sono stati nel passato e registi, fanno parte del bagaglio culturale della nostra nazione, quindi in questo senso sono assolutamente universali, secondo me, e apprezzabili da, e apprezzati da tutti assolutamente, ecco, senza distinzioni. In particolare a me ha sempre affascinato molto il mondo della musica da film, compositori come Luis Baccalo, Ennio Morricone, Trovajoli, Rota, Piccioni stesso, che ha scritto molte delle musiche da film per Alberto Sordi, oppure Gaslini, insomma grandi figure che hanno operato in questo campo appunto della musica da film, hanno secondo me prodotto molte volte, fra l'altro, pagine che sono poi veri pietre miliari davvero nella storia della musica. Inoltre mi è anche sempre molto piaciuto il mondo della televisione, che è connesso spesso alla musica. Ad esempio ci sono stati grandi musicisti come Gianni Ferrio, che mi fa piacere ricordare perché è scomparso recentemente, oppure Canfora, piuttosto che Renato Serio, o Calvi, insomma grandi musicisti che si sono dedicati e hanno operato attivamente nell'ambito di trasmissioni televisive, ad esempio. Per quanto riguarda invece il mio pezzo che ho scritto come omaggio ad Alberto Sordi,
Io ho cercato nella prima parte della composizione di mettere di rifarmi stilisticamente per andamento melodico, ad esempio, alle colonne sonore di Piccioni, mentre nella seconda parte ho cercato di inserire elementi attraverso l'utilizzo di rasgadi piuttosto che di scale o di legature che si rifanno invece a una tradizione spagnola o venezuelana, un mio contributo personale a questo omaggio. Inoltre mi ha sempre affascinato molto la relazione musica e immagini, perché da sempre il mondo delle arti è molto legato, il mondo della musica è molto legato all'arte figurativa o alle immagini in genere. Nell'ambito chitarristico si pensi ad Angelo Girardino, grande cultore dell'arte figurativa. Quindi mi ha tutta questa serie di emozioni e di pensieri mi hanno spinto a scrivere questo brano, che appunto vuole essere un omaggio alla tradizione e grandi figure artistiche della nostra nazione. Il brano eseguito ora è completamente diverso rispetto ai precedenti dal punto di vista stilistico, sì, in quanto atonale
ed importante pagina di avanguardia musicale della letteratura chitarristica. Sì. Come mai hai deciso di inserire Tarantos di Leo Brauer e di proporlo come omaggio a Carmelo Bene? Innanzitutto, secondo me, l'avanguardia musicale oggi è storica. Questo brano, come giustamente detto, è una pietra miliare nella letteratura chitarristica. Brauer è un musicista completo, ancor prima che chitarrista-compositore. Infatti lui costruisce proprio le sue opere senza lasciarsi ammaliare dalle bellezze della chitarra. Una volta mi ricordo proprio quando ho suonato Tarantos davanti a lui, ho avuto la fortuna e l'onore di suonare Tarantos davanti a lui, di sentire dire quando io scrivo la musica non tocco mai la chitarra, perché sulla chitarra qualsiasi cosa è bellissima e quindi bisogna fare attenzione a non lasciarsi prendere, e la vera qualità si vede sulla carta. Questa secondo me è una frase sacrosanta. Per quanto riguarda invece la mia esecuzione, io ho cercato di dare una lettura di questo brano che lasci spazio al silenzio, perché anche il silenzio è musica. Opere come Tarantos naturalmente non devono e ne possono essere portate negli stadi, e quindi si può azzardare una scelta interpretativa che, se da una parte può risultare spiacevole per una parte del pubblico o comunque meno apprezzabile, dall'altro lato sicuramente può mettere in luce, mettere in evidenza il grande spessore compositivo di queste opere. In particolare la figura di Carmelo Bene. Io sono da sempre, insomma, appassionato, da sempre no, ma da molto tempo appassionato alla figura di Carmelo Bene, e l'ho studiato come attore, come pensatore, perché lui è stato anche un grandissimo filosofo. Forse attore non è tanto corretto, perché lui voleva parlare di macchinatoriale, ma comunque, insomma, come grande artista, ecco, nel senso più ampio, più profondo che ci possa essere per questo termine. La sua maniera di fare teatro, in un certo senso, esprime sulla scena un senso assolutamente di incertezza che si stava sviluppando anche a livello filosofico in quel periodo. La caratteristica di Bene è l'impostazione vocale, naturalmente, e la sua grandissima capacità di sfruttare a pieno tutti i timbri che la sua voce aveva. La sua fonè, il suo rumore, ecco come lo chiamava lui, della voce, sono straordinari, secondo me. Però non voglio parlare di concetti che sono troppo difficili e forse necessitano di un altro ambiente, di un altro ambito e soprattutto di molto più tempo per essere trattati. Thank you.
Questi brani si intitolano At Night e Life. A che cosa ti sei ispirato componendo questi brani? Questi due pezzi sono frutto di una serie di riflessioni che mi sono trovato a fare un paio di anni fa. Io ho voluto presentare all'interno di questo DVD queste esecuzioni come omaggio a San Francesco. Perché secondo me San Francesco è una figura straordinariamente attuale, come lo è ad esempio, come lo è anche l'attuale pontefice, che ci immerge in un mare di voglia di vivere e in una atmosfera assolutamente positiva, ci porta in questo modo a un atteggiamento necessario, secondo me, sempre alla vita, nel senso che bisogna sempre essere positivi e sperare nel meglio, e questo Francesco l'ha fatto e l'ha concretizzato. Io ho scritto questo pezzo, At Night in particolare, pensandolo come dedica a un professore che si chiamava Elio Casetta e che io ho avuto modo di conoscere e con cui ho avuto modo di passare alcuni momenti fin da quando ero piccolo, che secondo me è stato davvero l'esempio di come un signore di altri tempi possa comprendere con straordinaria acutezza e intelligenza il mondo di adesso e le novità che gli vengono così proposte. Davvero mi faceva piacere ricordarlo e potergli dedicare questo brano che ho scritto appunto quando lui è scomparso. Per quanto riguarda il mio tentativo, il mio desiderio di presentare come omaggio a San Francesco questo brano, io vorrei sottolineare che il concetto che ho prima espresso, cioè di vedere Francesco come figura chiave per leggere il presente, non deve essere inteso con il cliché che si utilizza di solito di dire sì, non bisogna più fare niente perché è già stato fatto tutto nel passato, inutile che io stia qui a cercare cose nuove, studio il passato e cerco di capire la profondità del passato. Questo è assolutamente vero, nel senso che è vero che nel passato c'è stata grande profondità e magari anche anticipazioni di cose che sono state scoperte in seguito, ma in questo modo non si va da nessuna parte, quindi bisogna assolutamente cercare di costruire e di scoprire cose nuove nella propria ricerca artistica o semplicemente personale. Thank you.
Questo brano è una pagina importantissima per la letteratura del tuo strumento. È proprio un pezzo di storia della chitarra classica ed è stato suonato da moltissimi musicisti. Come vivi il rapporto con queste opere così importanti? Ma io mi trovo assolutamente a mio agio nel suonare questo genere di repertorio, perché l'ho ascoltato, eseguito da personaggi straordinari come Segovia o Diaz, fin da quando ero piccolo. E perché credo che un giovane musicista non possa fare a meno di fare i conti con questo tipo di pagine della letteratura chitarristica. E io amo molto la tradizione della chitarra classica, che vede i suoi esponenti di spicco in compositori come appunto Villa-Lobos oppure come Pons o Castelnuovo Tedesco. E tutti questi personaggi sono legati in maniera forte al grandissimo chitarrista delle Segovia, che ha fatto la storia del mio strumento, del nostro strumento. E naturalmente io credo che sia necessario così interpretare questo genere di repertorio senza voler avere un rapporto troppo piatto con queste pagine di musica. Questo avviene a volte, i chitarristi spesso si lamentano di ciò da parte di alcuni interpreti, secondo me anche come reazione al tentativo in epoca post-segoviana di rifarsi di molti interpreti, anche naturalmente, per modelli quasi dogmi interpretativi al grande maestro. Ecco, a me piace molto invece il modo di suonare, direi antico, viene da dire antico, fatto di vibrati su certe note, non per emulare il grande maestro o i maestri in epoca, i maestri romantici, ma per cercare di fare ricordare un qualcosa che appartiene a quell'epoca, che forse è stato un po' dimenticato oggi. Secondo me quello che bisogna cercare di trasmettere suonando opere come lo studio numero 7 e la voglia di guardare al passato della letteratura per il mio strumento, cercando in questo modo di ricordare quello che già è avvenuto, ma lasciando un'impronta personale in maniera modesta e umile, ma cercando appunto di farlo. Thank you.
brano, composto dal chitarrista-compositore Angelo Gilardino, è tratto dalla suite Tenebre Facte Sunt e si intitola Canto. Hai voluto rendere omaggio al grande pittore italiano Caravaggio. Spiegaci perché. Beh, già il titolo di questa opera del grande maestro Angelo Gilardino è, in un certo senso si rifà alla tradizione pittorica dell'arte figurativa, che è quella del tenebrismo, quindi dell'Illuminismo, ecco, i cui maggiori esponenti sono sostanzialmente Raffaello, Tintoretto, ma soprattutto Caravaggio e Rembrandt. A me piace molto, se devo dirlo sinceramente, questo brano e in generale tutta questa suite di Gilardino, perché crea un'atmosfera assolutamente particolare che ti rimane dentro in un certo senso, ed è molto interessante secondo me cercare di esplorare questo tipo di repertorio facendo delle scelte a livello interpretativo che tengano conto di esigenze timbriche inusuali per la chitarra, forse più proprie della tradizione pianistica, ma che allo stesso tempo siano mettano in risalto le peculiarità proprie della chitarra a livello di colori, appunto. E secondo me questo gioco di contrasti, questo gioco di contrapporsi di elementi diversi anche a livello visivo può essere trasportato nella musica e può dare dei risultati molto affascinanti, interessanti per chi ascolta.